Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale SnowRunner. Il nostro pilota si è addormentato. Il camion è tutto distrutto. Si chiama GER326. Anche perché sono le 18:12 nel gioco, ma soprattutto perché, come potete vedere in basso a sinistra, abbiamo solamente un litro di benzina e il motore non accenna a partire. Carburante esaurito. Quindi, in questi casi... Esatto, bravo, pensa pure, piloti. In questi casi potremmo andare qui... Scusate, qui, e fare un recupero. Automaticamente ci riporta al garage. Ma noi vogliamo divertirci di più. Quindi cercheremo di trainare il nostro camion. Andiamo al nostro bellissimo pick-up, che ha abbastanza benzina, e andremo a recuperare il nostro camion. Non so se si può trasferire la benzina da questo pick-up all'altro. Quindi lo scopriremo. Ho sbagliato tasto, ho spento il motore. Ok, volevo accendere le luci. Anche perché si fa sera e il nostro camion di là non è in buono stato, eh. Allora, lo recuperiamo e poi magari con questo pick-up andiamo un attimino a scoprire delle zone. C'è una zona dove si deve togliere una frana e ci sbloccherebbe un gran bel passaggio. Però volevo prima sbloccare un po' di outpost, di zone. Magari mettiamo il 4x4, così è un po' più veloce. Cioè, più veloce, scusate. Aderisce meglio al terreno, e con due ruote motrici cammina un po' decisamente meglio su una strada accidentata come questa. Ok, qua c'è il nostro camion. Saliamo lì, facciamo una bella sgommata senza distruggerlo. Abbiamo le ruote della 1, praticamente. I cerchi della 1. Bruttissimi, i vecchi cerchi si sono una volta. Ormai siamo tutti in cerchi in lega. Ok, allora, si può rifornire... Rifornisci questo senza carburante. Sì. 38, rifornisci. Si può, signori. Si può. Quindi agganciamo il vericello da qua a qua e ce lo portiamo a casa. Andiamo. Infatti lui ha avviato il motore, il camion dietro. Sì, non c'è il pilota, ma si è avviato il motore. E possiamo portarcelo a casa. Altrimenti sarebbe stato molto molto più duro trascinarlo, eh. Ha fatto l'avvio del motore. Adesso abbiamo 38 litri solamente su questo furgoncino, nel pick up. E sul camion abbiamo trasferito altri 38 litri, se non sbaglio. Quindi ci sta 72. Avevamo il litro 76, non mi ricordo. E quella che stiamo consumando, se ci sta. Volendo potremmo ritornare e prenderci il camion e guidare il camion, però perché? Facciamo due in uno, siamo a posto. Fa un po' di fatica a trainare, diciamo, questo furgoncino, un bestione come quello, però... Ce la si fa, ce la si fa. Vediamo come si comporta sulla strada normale. Sì, dai. Così abbiamo recuperato il nostro bel camioncino. Camioncino che abbiamo sbloccato. E devo dire, non so se possiamo cambiare... Come slitta? Madonna mia. Troppo pesante quel camion da trasportare. Però siamo arrivati. Infatti slitta dietro perché non ce la fa.
Mettiamo il 4x4 così slitta di meno. Ci siamo. Ok. Sganciamo. Perfetto. Poi cambia camion. Andiamo su questo, che ha 31 litri. Portiamo in garage. Vediamo un attimo. Abbiamo sbloccato qualcosa? Ci abbiamo qualcosa? No, eh? Completamente. Sospensioni. Abbiamo delle ruote. Abbiamo le ruote numero 3. Va bene. Queste le vendiamo. Se recuperiamo un po' di soldi. Tutto il resto naturalmente è da sbloccare. Va benissimo. Blocco differenziale c'è. Ruota di scorta non si può. La presa d'aria bassa. Ah. Montiamo la presa d'aria bassa. 4WD ce l'abbiamo. A trazione posteriore. Però potremmo venderla. Non ce ne facciamo nulla. Via. Abbiamo il 4WD. Ok. Poi vedremo. Paraurti, tettuccio. Paraurti anteriore. Lo standard. Oppure mettiamo questo. Vabbè. Per adesso lasciamolo così. Tutto invariato. Ah, ci fa la benza. Perfetto. Ci fa il pieno di benzina. Ogni volta che torniamo al garage ci ripara tutto, ma ci fa anche il pieno di benzina. Il che non è male. Ora, dato che ci fa il pieno di benzina, caro mio, io volevo fare una cosa. Cambiamo il motore, entriamo qua, sfruttiamo questa cosa. Qui possiamo cambiare qualcosa? Non credo. Soprattutto i pneumatici, quelli che ci interessano. Ah, aspetta. Ce li abbiamo. Ma vieni, attenzione, attenzione, attenzione. Questo è... Ui, ma queste sono delle bestie proprio. Va bene. Allora. Queste, tutti i terreni. Peso, potenza, resistenza, consumo pochissimo, capienza 80. Va bene. Se lo dice lui, questi li vendiamo. Non servono a niente. Tutti i terreni 31. Cambiabile. Capace. Vabbè. Traino. Scout autonomo. Questo è importante. Questo qui è un vericello di bassa potenza, ma anche se va il motore in panne, ha una batteria e lo puoi utilizzare anche quando il motore è spento. Quindi se ci ribaltiamo o il nostro motore va in panne, noi possiamo continuare a utilizzare il vericello. Quindi via, installiamo. 9.004, tanti abbiamo 29.400 soldoni. Poi questo ce l'abbiamo. Telaio, rifornimento, riparazione camion. Ah, ottimo. Così ci possiamo rifornire da soli. Ce lo mettiamo, la presa d'aria. A fungo alto. Sì. Ok. Così ci modifichiamo un po' il nostro pick-up. Poi vediamo un attimo. Cosa abbiamo qua? Cos'è questo? Tubi entrate laterali. Ah, ok. Per fare le cose tamarre. Ok. Vediamo un attimo. Tettuccio. Poi andiamo un attimo così a controllare. Tanto per... Oh, il bull bar. Fico. Questo mi piace. Costa 500. Questamente abbiamo questo. E poi ci mettiamo il bull bar. C'è una roba del genere. Passanti. Tubo robusto. Non so se queste cose influiscono onestamente. Cioè se io lo metto questo qua. Mettiamolo. Mi appesantisce. Questo lo vendiamo. Così recuperiamo 300. Cerchi. Sì, dai, cambiamo i cerchi, così ci togliamo i cerchi della Fiat Uno. E cambiamo anche il colore.
Bellissimo, andare così in giro sarebbe l'ideale. Però questo lo facciamo bianco. Abbiamo altre cose? No. Ok. Ah, fico. Proprio scrauso scrauso. Perfetto. Ci siamo. Mettiamo di giorno, perché sennò non si vede niente. E viaggiamo un attimo col mouse e andiamo. Qua ce n'è uno qua vicino. Possiamo andare subito qua. Tanti dobbiamo andare di qua, non lo so se ci si può andare, però possiamo fare così. E andiamo a sbloccare immediatamente qualcosa. Andiamo all'esplorazione. Onestamente il bull bar davanti non mi piace tanto. Un po' troppo troppo. Ecco. Specialmente quando spacchi la macchina, perché stavo cercando di guardare. Stavo guardando da un'altra parte completamente. Ok. Sì, lo trovo sproporzionatissimo. Non mi piace completamente. E non ripara nulla. Ah, però possiamo ripararci. Non ripara completamente il furgone. Vediamo adesso come si comporterà con le nuove ruote per tutti i terreni. Non abbiamo avuto difficoltà e non abbiamo il 4x4 messo, eh. Se mettiamo il 4x4, sì, diciamo che quei pneumatici lì hanno fatto qualcosa, eh? Perché cambia totalmente. Di qua dobbiamo girare a sinistra e saliamo su. Andiamo di qua piano piano. Ah no, vero, così c'ha solo le ridotte. Oh mio Dio. Madonna mia. Ok. Andiamo di ridotte. Togliamo le ridotte. C'è qualcosa sotto. Cosa c'è? Ah, c'è un pietrone. Meno male che abbiamo cambiato i pneumatici. Qua non saremmo mai riusciti a farcela, cioè, senza quei pneumatici. Vai. Ma non ci impegniamo. C'è qualcosa sotto. Nella strada proprio. Troppe pietre. Qua ci ribaltiamo, io lo so, me lo sento. Vediamo. Mettiamo il 4x4 solo, senza ridotte. Tagliamo di qua. Ok, sembra andare filare tutto liscio. Andiamo un attimo qua, il terreno è... Oh, attenzione, stiamo viaggiando alla grande. Piano. Poi qua vedo una discesa. Infatti siamo sporcati tutti. Via ridotte. Abbiamo sozzato la macchina. Piano piano. Togliamo, via. Ma che brutta discesa. Ok. Dai. Ci siamo quasi. Beh, diciamo che con queste ruote qui è stato veramente facile. Sicuramente sono stati i pneumatici. Abbiamo osservazione. Un colpo di crick. Beh, questa era abbastanza vicina. Perfetto. Luogo potenziamento scoperto. Andiamo a vedere cosa abbiamo scoperto. Ah, eccolo qui.
E questo ce lo prendiamo subito. E qua si può ancora andare? Ah, qua c'è un lago. Chissà cosa c'è in quel lago. Quindi, per andare lì dobbiamo... Ma era proprio vicino casa. Ma dai. Ma proprio due passi da casa. Bene. Torniamo indietro. È bruttissimo quel bull bar davanti. Verso nuovi orizzonti. Andiamo a prendere quel potenziamento. Speriamo che sia un potenziamento per quest'auto, perché non è assolutamente male. Tipo, oh 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 oh, wow. Ecco qua, sapevo io. Però ancora partiamo. Bene. Comunque abbiamo il verdicello autonomo, quindi anche se ci ribaltiamo, il problema adesso è agganciarci e farci girare. Dai, perfetto. Via. Yeah. Signori, ci siamo appena ribaltati. È stata la nostra prima volta che ci ribaltavamo. E devo dire che è veramente facile ribaltarsi in questo gioco. Pensavo fosse più difficile, invece ti ribalti con un non nulla. Cioè proprio si sbilancia veramente bene. Ok, piano. Non spacchiamo tutto. Andiamo in off-road con questo pick-up. Era di qua. Mi ricordo se si scendeva di qua o di là. Ma qua c'è... Ecco cosa ci bloccava. Il motore spaccato di nuovo. Piano. Abbiamo fatto la fiancata nuova. E adesso... Ok, siamo usciti. Perfetto. Occhio qua perché qua c'è il fangone. Bellissimo. Mi è piaciuto questo palo indistruttibile e andiamo. Ah, mette la marcia, ok. No, 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 fermo. Che è successo alla camera? Ok. Ogni tanto capita che fa brutti scherzi. Qua spacchiamo un altro po' il motore. Qui saremmo rimasti proprio bloccati senza questi pneumatici. E andiamo a prenderci questo bellissimo potenziale. Cosa ho combinato? Non l'ho visto. Non l'ho visto completamente. No. No, non l'ho visto completamente. Guarda, guarda la testa, guarda, lui c'ha la testa di fuori, guarda, testa del finestrino. Bene. Non l'ho completamente visto. Non l'ho visto completamente. No, non l'ho completamente visto. Cosa sta succedendo? Aggancia questo qua. Il motore è in panne e noi siamo rimasti bloccati completamente. Aggancia verricello. E purtroppo l'unico posto che possiamo agganciare è questo con questo. Ce la facciamo? C'è il ponte. Però forse... Dai, dai. Bravo, così. Non... Ok. Sì, è stata colpa mia, naturalmente. Ho distrutto la macchina perché io non ho visto il ponte. Ma così non si vede. Come fai a guidare in prima persona? Così, tipo, è pericolosissimo. Vabbè. Prendiamo e mostriamo per cos'è GMC MK 9005. Ok. Vediamo un attimo. Andiamo a sbloccare. Usciamo da qua. Poi andiamo qui. E poi di qua e saliamo qua. Sblocchiamo un po' di cose. Andiamo un po' in esplorazione. Perché slittiamo? Cosa c'è sotto? Abbiamo spaccato tutto? Oh, che cosa c'è sotto? Che non riusciamo
a camminare. Boh, non lo so. Mi adeguo. Bello quest'albero. Come mai c'è un albero così bello qua solitario? Mi piace. Via. Vai, 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 vai. Drifting sull'asfalto, sul fango. Bellissimo. Vai, vai così. Vai col motore a su di giri. Grande. Mi piace, mi piace. Questi effetti qua sono belli. Guarda quanto fango sposta. E spacchiamo pure. Ok, andiamo di 4x4. Però ce l'ha fatta. Usciamo da questo fango. Ok. Adesso noi avevamo il ripara. Quindi possiamo ripararci, no? Sì, perfetto. Grande, mi piace questa cosa. Ah, e scompare la cassetta degli attrezzi. Questa cosa qua è veramente carina. Allora, questo è il punto un po' bruttino. Vediamo se ce la facciamo. 4x4. Siamo giusti, vero? Sì, siamo giusti. Qua è terreno battuto, quindi camminiamo tranquillamente. C'è un po' il dietro di questa macchina che... Ah, ecco, qua c'è il dilemma adesso. Perché questo qua... è il fango di prima. Si fa veramente fatica qua. Vediamo se lei ce la fa adesso con le ruote nuove. Il camion ha fatto veramente fatica. Vediamo se riusciamo ad arrivare in quel pezzettino di terra lì. Vai. Bravo, così. Lì c'è la nostra strada di prima, quando abbiamo fatto il fosso con il camion. Proprio il fossato del camion c'è lì. Mi sa che ci siamo rimasti incastrati pure noi. Eh sì. Ok, usciamo da qua, vediamo. Ce la facciamo? Un po' cammina. Vediamo se riusciamo a uscirne. Devo salire su quel fango almeno. Dai, dai, dai. Piano piano cammina. Non accenna a salire, però. Stiamo scavando qua. Vai, vai, vai. Dai, 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 che aggrippa. Dai, 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 dai. Bravo, così. Dai, furgoncino, vai. Non mollarmi adesso. Vai. Vai, 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 che ce l'ha fatta. Piano, vai, vai. No, no. Maledetto, mi ha agganciato dietro. Pensavo agganciasse davanti. Dai, che se sale anche la ruota dietro, secondo me ce la facciamo. Esatto, bravissimo. Grande. Piccole soddisfazioni. Adesso ci agganciamo e ci trainiamo, dai. Questo pezzo qua è terribile. E purtroppo fino adesso è l'unico passaggio disponibile che abbiamo. Ora dove dobbiamo andare? Ah, dobbiamo salire.
Al campo dobbiamo andare. Andiamo al campo. Sì, lo so, potrebbe essere tedioso vedermi fare tutta la strada, ma vorrei proprio portarlo così, questo gioco. Cioè, così, originale com'è. Senza stare a tagliare i pezzi dove mi incastro, dove magari taglio i pezzi del tragitto della strada. So che potrebbe essere un po' brutto, è un po', diciamo così, noioso a livello di gameplay. Che ne so, potrei tagliare i pezzi e far vedere subito la missione. Però credo che questo metodo renda più verosimile com'è il gioco. Cioè, così si capisce veramente com'è il gioco. Quindi, come ci arrivo di là? Mi sa che non era questa la strada, eh? Perché, come faccio a salire là sopra adesso? Ah, sì, è qua. Vediamo cosa c'è qua. Re della collina, hai avuto parecchio da fare ultimamente. Perché non ti prendi un po' di tempo per goderti i dintorni? Ho segnato un paio di punti con dei panorami. Assicurati di controllarli. L'accettiamo, ma la facciamo la prossima volta, magari. Tanto l'accettiamo, perché molto probabilmente salendo là sopra magari ci fa vedere altro. Non lo so. Intanto andiamo a sbloccare là sopra. E quindi dicevo, secondo me è molto meglio. Io vi faccio vedere tutta la strada, tutti i percorsi che faccio, tutte le impervie. No, tutti i problemi che incontro durante il tragitto. Perché mi dice ancora mostri in carico? Ah, inizia traccia. Visita picco sud e picco nord. Però, non lo so. Penso che sia più, molto meglio. Si gusta di più il gioco così. Capite anche il gameplay, capite il gioco. Se vi piace oppure no. Comunque, scrivetemi sui miei commenti se volete vedere proprio tutto o solo una parte. Tipo, per esempio, dove sono. Ah, sì, sono giusto. O volete i tagli? Occhio, piano, 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 piano. Non lo so. Ditemi voi. Anche perché così vi gustate veramente l'esplorazione. Ma tipo adesso di qua io di dove dovrei andare, scusate. Cioè, veramente. Ah, è tutta... Ah, è una curva, quindi dovrei girare. Non capisco dove, perché gli alberi scompaiono. Però mi dici di fare una curva. Ah, eccola qua. Ma qua ci passa una motocicletta, non un furgone. Ah, infatti si è girato su se stesso il furgone. Piano. Madonna mia. Ah, eccolo lì. Ah, non si può tagliare però. Ok. Ma ah, e da lì arrivo picco sud però. Ah, buono, ottimo. Due piccioni con una fava. Buttiamo giù un albero, spacchiamo una roccia. Piano piano, perché se cadiamo giù è un casino. Andiamo di ridotte. Beh, visto che ci si... Ah, mo piano. No, 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 no. Perché adesso sta pure piovendo. C'è la roccia lì che ci dà un fastidio terribile. Ma guarda, ma pensa te, oh. C'è la roccia che ci spinge sul ciglio della strada. In questa cosa qua. Ecco, per esempio, se io avessi tagliato, voi non avreste visto questa parte qui stranissima. Vai di ridotte. Non so, magari è il mezzo
non è adatto, eh. Però ecco come si vede all'interno, praticamente nulla. Piano. Madonna mia. Questo è il picco sud o nord? Non mi ricordo. Però dice che c'è un panorama mozzafiato. E ce lo andiamo a gustare. Eh già. Spaccando qua il tavolo. E in effetti, devo dire che non è niente male. Questo è il pomeriggio. Se portiamo la mattina. Già. Non è niente male. Vorrei girare più lentamente, però. Esatto. In effetti non è niente male. Ok, adesso da qua come facciamo ad andare qui? Ah, ma era un'altra strada. Ma molto cattivo questo gioco. Cioè, dobbiamo riscenderci tutto questo pezzo qua? Se io vado di qua, non ce la faccio a passare. Tipo, se io arrivo qua, no? Ce la faccio a passare così? Per esempio? Boh, ci provo, eh. Magari viene un po' più lungo del solito questo gameplay, però vediamo un po' se spacco tutto oppure no. Ecco, tipo così. Qua spaccheremo tutto perché non ci passiamo. Guarda, va, fraud. Uè, piano. Piano. Perché sennò facciamo un volo della Madonna. Vai, piano. Vai. La camera che fa cose strane. Cos'era questa botta che ho preso? Ci sono le pietre che assassine. Poi di qua potrei scendere e evitarmi quella parte lì. Esatto. Ok. Piano. Vai in marcia indietro, per favore. Bravissimo. E adesso andiamo di là, vediamo un po' se ce la facciamo. Allora, il nostro trucchetto, perché è proprio lì, capisci? E non era questo quello che volevo fare. Completamente. Ecco. Ecco, sono alberi che non reggono nulla. Ok, vai, che ci drizziamo. Cadi, bravissimo. Ok. Andiamo di ridotte, non ci abbiamo il differenziale, però vediamo se ce la facciamo, non ci attacchiamo da nessuna parte. Dai, su, non ce la fai, vero? È arrivata al limite e non ce la fa. No, ma perché? Secondo me, però, se arriviamo alla roccia. Forse un po' di grip ce l'ha. Abbiamo bisogno di più velocità. Non c'è proprio il motore, non ce la fa.
non riusciamo a agganciare neanche un verricello. Dai, 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 dai. Come se fosse bloccato con le ruote dietro. Sì, che ce la fai, dai. Bravissimo, grande vericello. Ok. Abbiamo evitato un sacco di strada, di fare tutto il giro. Ce l'abbiamo fatta. Sì, dopo di qua è tutta una passeggiata, lo so. Me lo sento. Piano però. Che se ci ribaltiamo e non c'è un albero, non ci possiamo più tirare su, eh. E via. Wow. È stata veramente un'impresa, ma ce l'abbiamo fatta. Il picco nord, invece, si trova qui. E a questo punto direi proprio di andare a picco nord. Però devo capire anche come andarci. Ah, vabbè, non è difficile. Tipo così, qua. Qui. E poi seguiamo il sentiero. Mi sa che picco nord è quello più facile. Perché abbiamo fatto... Abbiamo scavalcato la montagna. Sennò era un giro della Madonna. Blocco stradale. Ok. Andiamo a completarci picco sud e picco nord. Ci andiamo a vedere quell'altro bellissimo panorama. Che non è un magazine. Ok. Ce la facciamo, piano piano. Piano piano passare va lontano. Motore ok, benzo ce l'abbiamo, 32. Oh, ma che è successo? Si è incavolata tutta di botto la mia macchina. Qua dovevamo andare a sinistra, giusto? Factory? Siamo sicuri? Eh sì. Vai. Factory, ma c'è qualche successo? Ah, il pietrone qua c'è. E chi l'aveva visto? Giriamo tutto. Gira, gira, gira. Fango. Sorpassiamo il fango. E poi a destra, giusto? Sì. Piano. Meno male che ha un buon baricentro questa macchina, eh. E si ribalta con difficoltà. Con difficoltà, giusto? Con difficoltà, sì. È difficile ribaltarsi con questa macchina. Facciamo così, che è meglio. Allora, vediamo un po' dove siamo. Qua, qua. Di qua, di qua, di qua, di qua. Andiamo piano perché qui ci siamo un attimo impastati. Facciamo un po' di fatica in salita. Ci vorrebbe un nuovo motore per questa macchina. Che non è male, eh. Non è assolutamente male. C'è anche un DLC con una Jeep tipo Wrangler, non mi ricordo se è una Jeep Jeep. Se è il Wrangler, non mi ricordo il nome della Jeep, che costa abbastanza poco anche il DLC. Però onestamente questa macchina qua io dico che non è male. Con i giusti optional upgrade. Dico che questa macchina qua potrebbe dare dei buoni risultati e delle ottime soddisfazioni. E arriviamo finalmente a Picco Nord. E completiamo anche questa. Eh sì, signori, aveva proprio ragione. Il panorama è veramente bello. Cosa c'è? Un'antenna. Sì. Bene, signori, io direi che per oggi è tutto.
grazie come sempre di essere stati qui con me. Spero vi siate divertiti, rilassati, spero che il gioco vi piaccia, spero che questa serie, diciamo così, sì, perché non lo so, perché se non vi piace, se vi piace, magari la continuo oppure no, a me mi sta divertendo tantissimo, quindi desidero portarla, purtroppo, sa, i tempi, se c'ho tempo oppure no, perché ci sono tantissimi altri giochi che vorrei farvi vedere e conoscere, quindi... La costanza purtroppo, ahimè, in questo periodo non riesco, ma cercherò, farò tutto il possibile. Come sempre, siete mitici, ricordatelo, sempre, siete mitici. Alla prossima, bye bye. Oh, è figo però, se si poteva scendere dal veicolo. Come paesaggio è veramente... figo.